Voglio sentire, Rizzo mi si agita come una pentola a pressione, quindi adesso lo faccio No, parlare, però voglio sentire De Mistura se, come dire, insomma, condivide la preoccupazione di Mario Sechi, che arriva a dire appunto attenzione, quando le situazioni sono così pericolose, uno spettro si aggira per l'Europa, insomma, e questo spettro in questo caso potrebbero essere le permette di dittature. comportarmi da tecnico? Ma, Bene, vorrei che la parola è qui apposta. sia data all'onorevole Rizzo affinché possa dire la sua e poi da tecnico farò il mio Rizzo De commento. Prego. Mistura, questa eleganza e sobrietà nello stile non eviterà la mia durezza sul contenuto. Ci ha provato, no, diciamo, no, anni e anni di diplomazia. No, si è garantito l'ultima replica. No, ma non è un problema. Non è un problema. Sei Allora, diplomatico di proviamo intanto a Valle di dire, proviamo intanto a dire che questa dottrina delle liberalizzazioni, delle privatizzazioni, non è che arriva adesso. È da 20 anni almeno che nei paesi europei, nell'Occidente, le privatizzazioni vengono fatte e anche in Italia sono state fatte le privatizzazioni. Non è vero che non sono privatizzate, ci sono un sacco di cose che in Italia sono state privatizzate. Certamente la cosiddetta dottrina statalista in questi ultimi 20 anni è stata annientata, la dottrina del pubblico, quindi non è vero che non è già successo. Nonostante sia successo tutto ciò, le cose vanno. Quindi parliamo non da un punto di vista ideale, ideologico, che avrebbe un suo valore, stiamo parlando dal punto di vista concreto, pratico, pratico. Le liberalizzazioni, le successo privatizzazioni contrario, ci Marco. sono e le Si cose parla di vanno. liberalizzare, No, no, no. privatizzare e E, si fanno e si fa e si socialismo va in quella municipale. direzione lì. Andiamo a vedere cosa sta succedendo. Pensiamo alla Grecia, ad esempio. La A un Grecia passo dal fallimento, benissimo, secondo alcuni revisionisti. pagato vuol dire che i lavoratori greci hanno visto il 25% del loro salario netto diminuito, tutti i lavoratori statali. Tutte le privatizzazioni, liberalizzazioni che noi vediamo per i piccoli sono già state applicate, cioè i greci in carne ed ossa hanno già pagato. Adesso probabilmente cosa gli diranno? Se per caso fallisce, c'è cioè il default, a questi greci cosa vanno a dire? Vi abbiamo fregato tutto e siete fottuti. All'Italia sta succedendo la stessa cosa, perché se, facciamo un esempio concreto, se la casta costa 6 miliardi di euro all'anno agli italiani, tutta la casta, dai consiglieri di Che è circoscrizione ai quella che io voglio deputati. privatizzare per la mia Aspetta, la parte. casta. E il Vaticano costa 9 miliardi di euro. Solo queste operazioni di speculazione che sono state fatte, e qua diventa difficile pensare ci possa essere la crescita. La cosiddetta speculazione, poi chi la fa? Per questo dico che c'è una partita di giro tra quei signori che stanno a Francoforte, a Bruxelles. Le agenzie di rating, la Banca Centrale Europea, sono sempre gli stessi che anche girano. Vabbè, ma lei mica mi sta dicendo che è la Banca Centrale Europea che specula No, no, sono gli è stessi. il Beh, posso complotto. farle una domanda? Io non le No, dico io niente, non però so chi specula, le dico dei nomi, le dico dei nomi in teoria i così ci complotti, capiamo. il No, mi complotto fate chiuso finire il finale sono ragionamento, pochi. però. Poi Mi fate sappiamo De finire il Mistura. ragionamento. Ha scelto lui, di Quando aspettare. Bella, bella. Siamo in il Italia. presidente del Consiglio greco è Papadimos. Possiamo chiederci cosa faceva Papadimos prima? Faceva il vicepresidente della Sì, Banca Centrale scusa, cosa Europea. faceva Quando possiamo il dire. senatore Monti No, ma prima? bisogna Allora, fare tutte dai, le collocazioni. sono pezzi di istituzioni europee Sono che si pezzi di prendono istituzioni europee carico che si delle prendono carico crisi. della politica. L'intesa Infatti, Rizzo-Trapagani, il complotto chiuso, i vostri diciamo, litigi la non li posizione di Rizzo vedete. è: le È banche hanno l'opposto. creato la crisi e le banche Perdonami, adesso No, ma le dico, mi governano a il te. modo per Però, uscire dalla Vianello, mi crisi. faccia solo finire il Finisca così può essere che ragionamento. Mi faccia finire il ragionamento per dire che è chiaro che se l'Italia prima aveva la tassazione, i titoli avevano un rendimento dell'1,5 e di botto tramite le agenzie di rating quel ristorante Italia non funziona più e quindi i tassi di interesse sono del 7% e si aumenta del 5% il tasso di interesse. L'operazione costa 100 miliardi agli italiani, perché il debito è 1930 miliardi, se fai il 5% in più di circa 2000 miliardi sono 100 miliardi. Quindi l'operazione dell'Europa, intendo dire delle banche centrali, della banca tedesca, dei banchieri, di quelli che detengono davvero la ricchezza, è costata all'Italia non come la casta del Vaticano, ma 6 volte di più. Allora cosa succede? Replica, Aspetti, allora però cosa mi deve finire succede? Rizzo, Però c'è non è che bisogno di facciamo una il grande comizio. comunicazione. C'è bisogno di una grande comunicazione di massa per far sì, e
E noi in Italia eravamo, come si può dire, abituati a una politica che era scesa ormai al livello più basso, la politica dei nominati, dei scillipoti, e quindi è chiaro che era semplicissimo poter dar la colpa alla Questi litigi che vedete adesso sono ancora il frutto di una stagione che ormai è passata. Beh, non sono molto più litigi nel concreto. La politica, la politica che ci sarà dopo il governo Monti non esisterà. I litigi non ci sono stati, è stato un confronto di opinioni, ma non ci sono litigi, quindi non so di quale litigi allora, stai parlando. Quello che state vedendo adesso, ancora queste battute, non le vedrete più, perché la politica, dopo il governo Monti, conterà pochissimo. Sì, sarà come avere, che non so, una sezione dei vigili urbani. Sì. Non conta più nulla. Sentiamolo da chi la politica la sostituita, perché Staffan de Mistura non è un politico. Allora, la replica adesso di Staffan de Mistura, poi mi interessa capire il suo rapporto con la politica, perché ieri... E poi vorrei la risposta sulla Grecia. Se la Grecia fallisce e questi signori greci hanno pagato tutto, cosa fanno? Li salutano, gli diamo la medaglietta dell'Europa, gli diciamo bravi, siete stati europei. Che succede se la Grecia fallisce, De Mistura? Partiamo prima dall'Italia, perché noi siamo in Italia e siamo tutti in questo momento preoccupati dell'Italia. Che dice che scalda il pelo ai taxisti, come scalderanno il pelo agli operai della Fincantieri che verranno fregati. Va bene, Rizzo, però è chiaro. Certo il concetto. Ma cos'è? Questo è l'inizio del congresso di Rizzo, questa trasmissione, possiamo parlare anche noi. Straquadari e gozzi. Beh, il vostro congresso c'è sempre, su tutte le televisioni, tutti i giorni. Vai, straquadari. Il vostro congresso c'è sempre. Hai parlato abbastanza. Dai, questo lo decido io, non tu, fighetto. C'è lui. Chiaro? Io non faccio dire così da un fighetto. Ma dobbiamo parlare tutti. È chiaro? Tutti hanno diritto di parlare. È chiaro? Lo decide lui e non tu. Allora, io capisco che nel regime te lo dico. Io capisco che nel regime non mi faccio dare ordini da te. Fuori contesto. Una litigata fuori contesto. Dai. Posso? Sarà qua, dai.